ti voglio dare 5 feel facili facili che puoi usare sempre in tantissimi stili musicali a qualsiasi tempo di metronomo, ovvero che tu stia suonando un lento strappamutande o un punk super veloce. Li ho chiamati salvavita perché il feel è effettivamente quel momento dove si sbaglia con più facilità. Quindi se arrivi al momento del lancio e non hai ancora ben deciso cosa fare, non avventurarti rischiando di fare una cavolata e quindi mandare fuori tempo la band, ma usa questi 5 classicissimi da aggiungere subito al tuo vocabolario. Via, si parte! Feel numero 1, l'evergreen, 4 sedicesimi alternati sul rullante. Feel numero 2, il Sanremo Feel. Questo è probabilmente anche il lancio più usato al mondo e fa così. Il feel numero 3 l'ho chiamato la melottata, in onore del grande Lele Melotti, leggenda del pop italiano, che spesso suona delle cose simili a questa. Il quarto è il crescendone, metti insieme rullante e timpano e vai tranquillo che non sbagli mai, ma attenzione agli unisoni tra i colpi. L'ultimo feel numero 5 è una combo, quindi una combinazione tra il crescendone con uno dei feel precedenti, ad esempio vediamo crescendone più Sanremo feel. Altra opzione, crescendone più la melottata. Questi sono solo 5 esempi dei più classici feel che funzionano sempre, dal metal a Gigi D'Alessio. Sono facilissimi da fare, sono musicali e se vuoi lavorarci su ho creato un PDF con gli esercizi e l'audio per allenarti da solo. Clicca sul link che trovi nelle note a questo video per scaricare gratuitamente il PDF. E ricordati bene che se arrivi al momento del lancio e sei ancora indeciso su cosa suonare, non buttarti nel vuoto, nel dubbio piuttosto vai dritto, metti solo un crash, ma tieni la tua band a tempo se non vuoi essere licenziato. Buon lavoro, ciao!